Buongiorno, ben ritrovati da Mercogliano, conferenza stampa di presentazione di Lorenzo Moretti, difensore dell'US Avellino. Lorenzo, benvenuto innanzitutto ad Avellino. Come prima cosa raccontaci, insomma, come nasce questa trattativa. L'Avellino ha puntato su di te con un contratto triennale, l'Inter si riserva il diritto di ricompra, insomma, un po' tutti puntano su di te. Innanzitutto ti ringrazio. Sì, appena il mio procuratore mi ha parlato della possibilità di venire qui ad Avellino, ho subito accettato per l'importanza della piazza, perché so che è una piazza che può farmi crescere, che è una piazza calda, quindi che mi fa crescere molto a livello di personalità e soprattutto è una piazza ambiziosa, e quindi volevo crescere, voglio cercare di arrivare in più in alto possibile. Secondo me questo è un'ottima piazza per far sì che cresco sotto tutti gli aspetti, oltre che a livello calcistico. Perfetto, salve. Corsi e ricorsi storici, lei è giovane, forse non lo saprà, ma arriva dopo quasi 20 anni un Moretti all'Avellino a sostituire, tra virgolette, un altro Moretti, Enzo Moretti, guarda caso difensore anche lui. Però lei ha anche il vizietto del gol, quindi se ci racconta un po' questa sua caratteristica che la spinge ad essere difensore, sì, ma all'occorrenza anche attaccante, soprattutto sulle palle inattive. Sì, mi hanno parlato de Moretti, che c'era qui 20 anni fa, che era molto forte, sì. Ha fatto un record di gol come difensore. Io spero di raggiungere i suoi livelli a livello realizzativo. Sì, a livello di calci d'angolo, quando sono i calci d'angolo mi spingo in avanti e cerco di far gol, cerco di sfruttare al meglio le occasioni che capitano. Ciao Enzo, di Nuova Maniera Delegato Punto Nuovo, benvenuto anche a te qui ad Avellino. Se ci racconti invece un po' le tue caratteristiche tattiche, perché qui giochiamo, almeno così sembra, anche se ci sarà un modulo alternativo, come ci ha detto mister Taurino, giochiamo a tre dietro, quindi le tue prerogative da questo punto di vista e qual è il tuo ruolo preferito nel caso in cui si dovesse anche cambiare, se vogliamo, modulo tattico. Grazie. Sì, io nella difesa 3 posso fare sia il braccio di destra che di sinistra che il centrale. Ho fatto a Pistoia, ho fatto il terzo di destra, come ho fatto anche in primavera all'Inter, ed è il ruolo che prediligo principalmente, però mi piacciono molto anche il braccetto di sinistra e il centrale, quindi mi adatto a tutto, anche a fare il quinto volendo. L'importante è giocare, per me l'importante è quello. Ben trovato Marco Ingino, Sports Channel. Non so se con Enzo De Vito hai già avuto modo di interfacciarti o ti avevo osservato tra Under 17 e Under 18 della Nazionale, primavera dell'Inter, insomma, e se in questi giorni magari ti ha parlato di Zappacosta, Izzo, Biraschi, perché ho l'impressione che su di te punti tanto, sei un 2002 anche ottimo per fare minutaggio e ritengo che possa essere un vantaggio per te. Sì, non nego che l'aspetto che ha influito molto sul venire ad Avellino, oltre al blasone della piazza, che è una piazza ambiziosa, è anche il fatto che il direttore De Vito ha sempre lanciato grandi giocatori, come ad esempio, come hai detto, Izzo, Biraschi, Zappacosta, Jim City, ce ne sono tantissimi. E il direttore mi ha voluto molto e quindi questo mi ha spinto a venire qua, perché secondo me era, come ho detto, la piazza giusta per fare il salto, perché il direttore è sempre stato molto, molto bravo con i giovani. Buongiorno, Massimo Iapparillo, Avvi Live e Pinia TV. Nelle prime esercitazioni sul campo Taurino ha insistito molto sull'aggressività. Cosa vi ha chiesto in particolare poi per quanto riguarda la linea difensiva? È un allenatore che dialoga molto con voi. Sì, sì, è un allenatore che ci aiuta molto, ci spiega, è molto presente,
e ci ha spiegato il suo modo di vedere la fase difensiva, la fase offensiva, ci sta spiegando le sue idee, noi lo stiamo ascoltando e niente, ci aiuta molto. Carmine Quaglia, 8 channel e 8pagine.it, lo ricordava il collega, triennale ma con il diritto di recompra dell'Inter. Quanto è da stimolo anche questa opportunità futura che si presenta con lo scenario di fare bene ad Avellino e chiaramente condizionare anche le scelte di un altro club? Certo, sì, sono felice che l'Inter comunque abbia messo il diritto di recompra, però quello che a me interessa è fare bene con l'Avellino, giorno dopo giorno, migliorarmi ed arrivare al punto di fare il salto di categoria, il salto di livello personale e di squadra ovviamente. Lorenzo, benvenuto anche da parte mia, Pietro De Concilis di Radio.Nuovo. Si è parlato tanto di obiettivi in maniera molto generica anche con Daniele Franco in questi giorni. Ecco, ti chiedo se nello spogliatoio però sta nascendo anche un obiettivo, considerando anche che la piazza è delusa da un'annata fallimentare, che obiettivo vi siete posti all'interno dello spogliatoio, anche se è presto per dirlo chiaramente? All'interno dello spogliatoio ci siamo detti l'obiettivo di fare ogni giorno qualcosa di importante, di aumentare tassello dopo tassello ogni giorno, allenamento per allenamento, sudare la maglia al massimo, dare tutto in campo e poi sono sicuro che ci ritaglieremo le nostre soddisfazioni. Cesare Ventre, Radio Notte Stereo. Ebbene, siccome ti hanno chiesto già tutto, io vorrei una tua dichiarazione a mira ad ascoltatori e ai tifosi dell'Avellino. Una dichiarazione? Sì, quello che senti di me, insomma, di promettere qualcosa. Quello che posso dire ai tifosi, che ogni volta che andrò in campo darò il massimo, il 100%, e farò di tutto per far sì che li rendo orgogliosi di essere venuto qua ad Avellino. Se dovessi dare un voto a Taurino? È troppo presto, comunque sicuramente è un ottimo allenatore e con me e con gli altri si sta comportando benissimo e ci sta aiutando a crescere. Poi non sono io che devo dare i voti. Altre domande? Io Cerdino. Dunque, io immagino che vi sarei accorto di una particolare, ovvero che essendo un ritiro a due passi dal capoluogo c'è sempre parecchia gente, ma probabilmente ti avranno detto e ti sarei anche accorto che il clima c'è curiosità, c'è attesa, c'è partecipazione, entusiasmo ancora no. Tocca a voi risvegliarlo quell'entusiasmo, questo può essere uno stimolo ma anche un peso. Tu sei un ragazzino, questa è una piazza importante, ragazzino, hai 20 anni magari, beato te. Ecco, c'è le spalle abbastanza larghe per affrontare tutto ciò, è una bella sfida, diciamo. È anche questo un altro dei motivi, perché per quanto riguarda il crescere, riguarda anche questo. Questo fa parte della crescita e io sono sicuro di essere pronto a tutto e beh, per questo sono venuto anche qua, perché avevo bisogno di una piazza che dà tanto, che ovviamente deve essere ripagata, la fiducia che viene data dai tifosi, però sono pronto a dare il massimo per questa piazza. Lorenzo, visto che prima parlavi delle tue caratteristiche, c'è un idolo, un difensore a cui ti ispiri particolarmente? Sì, mio idolo, diciamo che ho avuto fortuna di allenarmi insieme ad Appiano, ed è Milan Skriniar. E lui, anche quando eravamo ad Appiano, mi aiutava molto, mi spiegava molte cose e per me è un punto di riferimento. Ciao Lorenzo, Manuel Merolla di Avellino Today. L'anno scorso è stata la prima opportunità per te per poter giocare tra i professionisti a Pistoia. Per te è stata comunque un'importante stagione da un punto di vista personale, perché ha consentito comunque di giocare per la prima volta in un campionato professionista. Quindi da un punto di vista personale accettare Avellino è sicuramente una grande sfida. Da un punto di vista agonistico sportivo, il fatto di aver accettato una piazza può essere per te anche diciamo una condizione di riscatto, visto che l'anno scorso appunto la stagione a Pistoia non si è conclusa nel migliore dei modi per la squadra? Io, cioè, quando ho accettato Avellino, l'ho accettata perché, come ho detto, per la piazza importante, per il direttore, e sono convinto che sono pronto per questa piazza e lo farò vedere in campo. A parole possiamo stare qui a parlare quanto vogliamo, però poi lo devo dimostrare in campo, sono sicuro che lo dimostrerò. Bene, vi
Grazie mille. Grazie a voi.